Stiamo presentando un paper davvero interessante che io ho letto con grandissimo piacere e mi ha aperto, spiegato, fatto capire tutta una serie di fenomeni che siamo costretti a subire e che molte volte di cui non ci rendiamo perfettamente conto. Il titolo, abbiamo letto, è Città Merce, però il merito del lavoro di Sani è quello di aver dato uno sguardo complessivo al fenomeno, ossia è un caso di studio, un caso, una storia di successo all'interno del fenomeno delle piattaforme digitali o di quello che si va chiamando capitalismo delle piattaforme. Occhio, è una modalità di organizzare il lavoro, di erogare il lavoro, di sfruttare il lavoro, di sfruttare le città, che sembra quasi passare inosservata, un po' evanescente, virtuale, ma sta incidendo ed è, diventa il modello attuale estremamente pesante, pressante sull'organizzazione delle nostre vite. Quindi all'interno del fenomeno del capitalismo delle piattaforme digitali, lei tra l'altro traduce dall'inglese alcuni siti, alcuni passaggi, alcuni brani, no? Davvero estremamente interessanti, che invito tutti quanti a leggere, perché si riesce un pochettino a inquadrare, come dicevo prima, quello che ci sta succedendo, quello che ci sta capitando all'interno invece di scelte, come posso dire, di organizzazione capitalistica, di organizzazione dell'economia, di organizzazione dello sfruttamento delle città e delle nostre vite. È chiaro che il discorso di Airbnb si iscrive all'interno dei pesanti processi di turistificazione della città. È un agente pesantissimo in questo senso, no? Ora, forse non è che la turistificazione comincia con Airbnb, è una delle novità, uno degli ultimi arrivati in questo senso, è vero? Quindi anche a Firenze stessa, ormai qualche decennio che viviamo con questo pesante fardello. Airbnb ha accelerato un pochettino i processi. Poi entreremo nel merito, vedremo in che termini cambia la città, cambiano i rapporti all'interno del sistema urbano. Comunque conviene chiarire subito una cosa, chiamare le cose con il proprio nome. Airbnb cos'è? Tende a spacciarsi per piattaforma digitale, per intermediazione, come fornitore di servizi, di intermediazione. In realtà non è questo. Questa è la mitologia narrativa, la retorica narrativa di Airbnb. Nel giro di una decina d'anni questa piattaforma, questa multinazionale, perché ormai è diventata una multinazionale, si è affermata prepotentemente in tutto il pianeta ed è un operatore immobiliare, un potente operatore immobiliare che modifica gli assetti delle città, modifica gli assetti in profondità dei quartieri, modifica i nostri stili di vita, entra in maniera capillare nel nostro stile di vita, nel modo con cui noi viviamo, organizziamo la nostra vita, perché ha delle ricadute pesantissime. Poi ci sarà Laura che un po' ce le spiegherà. Quindi in questo senso è un operatore speculativo che determina queste trasformazioni della città. Io non vorrei dilungarmi oltre, il libro è interessante, tra l'altro prende in considerazione quindi l'evoluzione storica del fenomeno Airbnb a partire dalla Bay Area, cioè quindi da San Francisco, tutta quella zona, come si diffonde, quali sono le conseguenze inizialmente all'interno delle città nordamericane, no? San Francisco, New York, eccetera, per poi avere delle ricadute e verificare quello che accade nelle città europee. È bellissimo per esempio il passaggio su Lisbona, cioè guardate che a Lisbona stanno smontando la città,
stanno staccando gli azulejos dalle pareti, dalle facciate dei fabbricati, perché rappresentano un souvenir, autentico. O sono i turisti, o sono gli albergatori, o sono le agenzie turistiche che offrono questa, questa icona simbolica della città. Ma le città sono corrose, sono completamente svilite, svuotate del senso dell'incontro comune, dell'incontro solidale. Cioè qui la città non esiste più. Di fronte ai fenomeni di turistificazione, di fronte all'invasione di questa piattaforma, siamo davvero un po' in difficoltà. Però poi non è che sia tutto perso. Abbiamo le resistenze, e quindi e lo sfruttamento attivano delle resistenze, sia sul piano delle resistenze di tipo digitale, per esempio, poi ce ne parleremo, non voglio anticipare, e poi sulla presenza attiva delle soggettività dei soggetti e degli abitanti, dei residenti, degli abitanti vecchi e nuovi, migranti che non trovano un posto, una collocazione, gente senza casa. Quindi è anche un potente agente di immiserimento delle comunità locali. Questo va detto a chiare lettere. Questa è il PNI. Allora, ora Sara ci aiuta un pochettino a decifrare il fenomeno. Allora, vediamo un pochettino come... Ah, ti voglio chiedere questo. L'affermazione di Airbnb si avviene anche sulla base degli imbrogli narrativi. Vogliamo vedere di cosa si tratta? Sì, grazie per avermi invitato a presentare il libro. È una città, insomma, tra le più colpite in Italia, no? Dal fenomeno dell'Airbnb. E io, diciamo, appunto, ho iniziato un po' a indagare questo fenomeno un paio di anni fa, proprio a partire dall'osservazione diretta, no? Della trasformazione delle città, in particolare di Roma, dove abito. E poi parlando con persone, no? che facevano Airbnb, e quindi appunto che inizialmente, diciamo, alle origini del fenomeno, verso il 2010, il 2011, persone, insomma, anche molto amiche che mi presentavano appunto questa piattaforma che io non conoscevo come una cosa meravigliosa, come una cosa, appunto, un'occasione di arrotondare, è facilissima da usare, questa è la novità di Airbnb, appunto, è molto facile, cioè, quindi questo ha fatto sì che avesse, insomma, che hanno cominciato ad usarla persone comuni, quindi non diciamo professionisti che si tratta. Ma a me, insomma, come dire, da subito mi è sembrata un po', come dire, un po' strana questa narrazione, perché appunto da parte di persone che davvero faticano magari ad arrivare a fine mese a pagare l'affitto, per cui si affittavano abbastanza su Airbnb, io dicevo, ma ti sembra una soluzione? Cioè, il problema forse è molto, il problema forse è l'affitto, il problema forse riguarda il lavoro, no? Questi anni di precarizzazione del lavoro, cioè il problema è il contesto economico, per cui, come dire, questo mito di Airbnb che fornisce la soluzione non ha mai retto in qualche modo, secondo me. Di più, in questi ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione anche del modo di usare la piattaforma, perché questa, diciamo, questa è a tutti gli effetti una narrazione, no? Che serve come strumento alla classe media per arrotondare, però questo di fatto non è vero, perché oggi la maggior parte delle case su Airbnb, appunto degli alloggi, sono interi appartamenti, non sono stanze condivise in case, per cui ci sono in realtà tantissimi, anzi diciamo pochi, grandi operatori che affittano molti alloggi su Airbnb e poi alla fine ricavano la quota maggiore di guadagno. A Roma, per esempio, ci sono solo un 20% di host che ha più di una proprietà, però portano a casa il 60% di tutti i profitti. Senza parlare poi del fatto che è chiaro che è
come dire, favorito chi ha una casa al centro rispetto a chi ha una casa in periferia, per cui non c'è nessun meccanismo redistributivo di questo tipo di economia, anzi Airbnb è diventato uno strumento proprio di accumulazione di profitti da parte di pochi a discapito poi della città. Stiamo vedendo, no, in questi ultimi anni in tutte le città d'arte italiane, questa trasformazione che però non riguarda soltanto il centro storico, perché ogni città è diversa e vive, diciamo, una condizione particolare anche a seconda della sua morfologia, però a Roma il problema è molto diffuso anche nelle zone di semiperiferia, dove le persone non riescono più a trovare una casa in affitto perché sono tutte su Airbnb. Quindi ecco, io ho voluto, come dire, cercare di smontare questa narrazione su Airbnb in particolare, ma anche sul sistema turismo in generale, perché siamo abituati a sentir dire che il turismo è una risorsa, il turismo genera ricchezza. E quindi ho indagato nel libro anche questo aspetto, e cercando anche di capire quale sia. Si sente? Devi avvicinare. Non vorrei tanto per fare il mondo. Appunto di contestualizzare invece anche il ruolo, diciamo il ruolo dei vari attori in questa trasformazione della città, e quindi anche il ruolo del pubblico, che non è quello di un semplice spettatore, perché poi spesso ci si chiede come mai questi fenomeni non vengano governati. Un po' davvero è perché sono sempre più rapidi, cioè questa trasformazione delle città è avvenuta nel giro di pochi anni, per cui ha colto un po' la sportista, l'amministratore di studio. Però in qualche modo c'è invece una, come dire, una vera e propria politica per basare l'economia delle città sul turismo, e questo appunto io l'ho analizzato attraverso varie interviste e vari studiosi, per cui diventa sempre più chiaro come nei paesi del sud, del Mediterraneo, non si sa. Ecco, diciamo questi paesi, no, appunto Lisbona, l'Italia, la Spagna, via dicendo, per in questi paesi il turismo è diventato cioè una vera e propria industria, è la prima industria, per cui c'è invece una, diciamo, un'intenzionalità nel vendere le città come location, no? Come diciamo, posti desiderabili turistici, e dicendo, quindi si fanno tutte le campagne per rendere attrattive le città. Quindi questo è stato anche molto interessante. Io ho analizzato molto anche le città nel Nord America, proprio perché forse a volte i fenomeni si riescono a cogliere meglio con una certa distanza, per cui San Francisco, New York, Toronto sono città molto diverse da quelle italiane, innanzitutto per una questione abitativa che è molto più grave rispetto all'Italia, che si tratta quasi di, appunto, di situazioni di emergenza, insomma di crisi umanitaria, quasi, perché lì c'è un livello di speculazione immobiliare molto più importante, e una quota di popolazione che abita in affitto molto più rispetto all'Italia. Però, come dire, il fenomeno poi di base è lo stesso, appunto l'impatto delle piattaforme nell'economia della città, e quindi l'espulsione di residenti e di attività è esattamente la stessa. E lì, a differenza dell'Italia, il tema di Airbnb è stato da subito inquadrato in relazione alla questione abitativa, cosa che non è avvenuta in Italia, perché fino a poco tempo fa si parlava soltanto di Airbnb in termini di concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettive tradizionali e di questioni fiscali. Per cui io ho provato invece a riportare un po' del dibattito che c'è in Nord America, soprattutto sul tema di Airbnb, per spostare il focus sulla questione abitativa, perché Airbnb appunto sta espellendo cittadini dalle città. Quindi ecco, diciamo, ho scritto un libro che dà molti spunti,
ci sono molti temi, perché poi appunto il B&B non è un tema a sé, ma c'è il tema della casa, il tema del lavoro, ci sono tanti temi, per cui sono anche tanti punti di partenza poi da indagare più a fondo. Qui adesso magari facciamo un giro. Sì, cioè il mito delle origini, Brian Chesky, Joe Gedia, che così di punto bianco riescono a diventare due star della finanza della finanza immobiliare internazionale. È vero, questo è una storia di amici, è una storia del mito americano dell'essere imprenditori di se stessi. Oppure dietro c'è un apparato ben preciso che si nasconde per far passare tutta una narrativa su Airbnb per rendere Airbnb, come si può dire, amichevole, friendly, facilmente accessibile. E l'altro imbroglio è quello della condivisione. E si dice condivido l'appartamento, stabilisco delle relazioni. E stabilisco delle relazioni, questa è la narrazione di Airbnb, stabilisco delle relazioni sulla base di una fiducia. Cioè, allora Airbnb è un soggetto che alimenta il collante sociale. Allora, le tue considerazioni rispetto a questi due progetti sono potentissime, perché rappresentano un modo con cui la multinazionale americana si presenta. Devo dire che mi sono molto divertita in realtà a scrivere questa prima parte del libro, proprio perché ho approfondito questa famosa storia delle origini, che è diventato un mito, no? Di questi tre ragazzi creativi che hanno inventato questa startup, insomma. E nulla di più falso, perché in verità, oltre al fatto che loro in realtà hanno inventato il B&B per pagare l'affitto a multiproprietario di edifici a San Francisco, che noto ai movimenti del diritto alla casa, che stava sfrattando tantissimi inquilini, che si era invece rivolto all'Unione Inquilini, che poi ha vinto rispetto, insomma, in una battaglia contro questo proprietario, riuscendo invece a, quindi, a bloccare molti sfratti. Invece loro tre, appunto, anziché rivolgersi appunto all'Unione Inquilini, hanno inventato questa startup che ho scoperto, appunto, leggendo vari materiali, in realtà appunto questa startup in realtà non decollava, non partiva, e non sarebbe mai, diciamo, veramente, non avrebbe mai avuto successo se non avesse ricevuto finanziamenti da parte dei grandi capitali di vettura, e quindi questo è un elemento, insomma, centrale, anche il luogo di nascita del Airbnb, cioè tutto il sistema economico della Silicon Valley che ho organizzato nel libro, che poi in realtà si poggia su finanziamenti pubblici e su anche, come dire, l'ossatura poi fisica delle città di San Francisco, ovvero le persone che l'abitano e ci lavorano, per cui c'è tutto il contesto economico di nascita di Airbnb, è molto interessante, perché semplicemente portando alla luce questo, il mito della creatività e dell'imprenditorialità individuale, cioè proprio svanisce nel nulla. Quindi ecco, quello si trattava soltanto di rimettere in fila alcuni elementi. Quello che io trovo appunto molto grave in realtà è questa ideologia del merito individuale, quindi di questo spirito creativo e imprenditoriale, via dicendo, che è quello che Airbnb promuove, è in qualche modo è passato nella mentalità, anche nella mentalità italiana, perché io tendo a vedere Airbnb come una specie di emanazione, di proseguimento, no? Di una mentalità che vuole mettere a profitto ogni cosa, per cui c'è sempre la certificazione di sempre più cose, cioè prima, insomma, la macchina con Uber, la casa con Airbnb,
Da una parte è un po' un'ultima spiaggia, cioè l'economia sempre più povera, perché insomma, come dire, siamo in questa fase economica dove neanche a Roma, per esempio, mi chiedo ma quanto funziona ancora anche la stessa speculazione immobiliare, cioè anche sotto quel punto di vista sembra essere quasi tutto, tutto il fallimento, non si riesce neanche più a speculare, però adesso sono i singoli cittadini a, appunto, a mettere a frutto, a reddito la casa, il valore della casa, per cui è come se questo processo poi continuasse, no? Questa atomizzazione, cioè degli individui che sono diventati appunto imprenditori di se stessi e poi di fatto cominciano a vivere di ciò che li uccide, perché la dinamica è questa. E, per cui anche questo è uno degli aspetti che ho voluto analizzare insieme a quello che dicevi tu poi della fiducia, che insomma che diciamo anche quella è una grande mistificazione, perché in verità non è altro che un sistema appunto di intermediazione, ma basato su un sistema di pagamento, per cui non c'entra assolutamente nulla né la fiducia né l'amicizia, anzi in realtà il sistema di pagamento consente proprio di non diventare amici, ovvero di mantenere una distanza e lo spazio, come dire, tra vita privata e pubblica, che a cui tra l'altro molti host tengono, insomma, quelli che almeno affittano la propria stanza in casa propria, per cui ecco, come dire, è semplicemente un sistema economico, poi chiamato condivisione, perché l'hanno chiamato così, ma non si tratta di condivisione, si tratta di una transazione economica. Sì, per completare un po' questa visione sulle retoriche proposte dalla piattaforma. Un'altra potentissima retorica è questa, dice ma si tratta di fronte di un inserimento, come dicevi, no? Del ceto medio, della classe media, eccetera. Guardate che qui c'è la possibilità di arrotondare dei redditi, c'è la possibilità di arrotondare è proprio vero questo, cioè si arrotonda il reddito oppure i soggetti coinvolti sono qualcosa oltre la classe media, oltre le famiglie e quindi lo sguardo è molto più ampio. Ma tendenzialmente, ecco, penso che appunto ogni città è diversa, in realtà non, come dire, stiamo vedendo che non si tratta di arrotondare, perché appunto poi gli attori che guadagnano di più sono gli attori, insomma, come dire, professionisti e che svolgono una vera e propria attività imprenditoriale negli Stati Uniti, ma insomma anche in Italia, diciamo, si cominciano proprio a costruire edifici per essere affittati su Airbnb. Quindi c'è anche una metamorfosi, no? Anche del mercato immobiliare stesso, che appunto in Italia poi è un caso particolare rispetto anche all'Europa, perché in Italia i valori immobiliari sono crollati, non hanno riagganciato la ripresa che c'è invece, che c'è stata in Europa dal 2013, per cui in Italia quello che va sono appunto gli strumentati di lusso e queste forme di dire, questa offerta abitativa temporanea, quindi alberghi, Airbnb e via dicendo. E appunto, tornando insomma agli Stati Uniti, lì è proprio evidente come addirittura appunto si costruiscono edifici, siccome lì ci sono dei regolamenti condominiali che o consentono o non consentono l'affitto su Airbnb, Airbnb fa accordi con questi condomini. E addirittura l'accordo prevede che il proprietario poi possa a controllare l'attività che fa l'inquilino su Airbnb e anche poi guadagnarci sopra una percentuale, per cui cioè, in qualche modo l'affitto viene automaticamente maggiorato proprio per dare, no? La percentuale di Airbnb al proprietario, quindi c'è cioè, una dinamica perversa e anche in Italia comunque insomma. Secondo me andrebbero, ecco, il grande problema di Airbnb è l'assenza di dati, perché Airbnb non li pubblica, per cui andrebbe fatto un lavoro, insomma questo è tutto un altro tema, però sul lavoro appunto normativo e di pressione da parte delle istituzioni su Airbnb, che al momento non c'è,
però che appunto di pressione sul rendere pubblicità, perché andrebbe invece veramente capito quanto chi gestisce la maggior parte, no, degli alloggi su Airbnb nelle città italiane. Sicuramente tanti sono anche singoli, però ci sono, penso, anche invece grandi operatori. Tra l'altro apro una parentesi, perché proprio di questi giorni invece appunto questo, diciamo, caso mediatico molto clamoroso negli Stati Uniti, per cui un giornalista di Vice ha scoperto questa enorme rete di persone che fanno, cioè, mettono annunci finti, siccome quando tu prenoti automaticamente paghi, penso dopo 24 ore, appunto hanno messo su questa rete di annunci finti, ma poi di fatto queste annunci non, cioè, queste case non esistono, per cui queste persone si ritrovano poi spostate in altri alloggi tremendi, insomma, in periferie così, e poi non riescono ad ottenere un rimborso perché il servizio cliente Airbnb è terribile. Per cui quando è uscito questo articolo, la FBI subito ha iniziato a indagare, insomma, si è scoperta questa rete, eccetera. Allora io per curiosità l'altro giorno mi sono anche andata a vedere sulle pagine Facebook di Airbnb in Italia, e ci sono molti commenti di persone che dicono: ma io ho prenotato un alloggio, ma poi quando sono andata era un altro. Per cui c'è anche tutto questo lato qui di vere e proprie truffe, su cui non è possibile, cioè, allo stato attuale, controllare. Per cui magari ne parliamo dopo, cioè, su tutto il tema invece dell'aspetto normativo, di quello che invece il pubblico dovrebbe, cioè le amministrazioni dovrebbero esigere da Airbnb e non solo. Sì, certo. E quindi, insomma, di fronte al dilagare di Airbnb, mi sembra che l'apparato normativo, le amministrazioni pubbliche non siano in difficoltà, cioè siano inesistenti. Penso che il tema centrale è questo, cioè da un lato c'è questo potente operatore immobiliare che decide e modifica le sorti della città. Tu parli di gentrificazione, cioè di espulsione dei residenti sostituiti da un ceto ricco, da un ceto più abbiente, no? Quindi il mercato immobiliare è impazzito, alle stelle, i prezzi degli alloggi, eccetera. Le amministrazioni comunali, ma forse stiamo verificando con mano anche quello che accade a Firenze, non sono in difficoltà. Al di là delle apparenze o dei falsi movimenti, io li chiamo falsi movimenti, cioè le amministrazioni sono davvero inesistenti. Allora io ti chiedo, intanto, l'apparato normativo esistente è sufficiente, potrebbe essere attivato, dovrebbe essere integrato, modificato, oppure secondo te come possiamo intervenire in questo senso? Cioè, per cominciare a regolamentare questo fenomeno. E si tratta di un primo atto, di un primo passo. Sì, intanto appunto io credo che molte amministrazioni si siano astenute dal normare Airbnb, perché da una parte sono anche convinte che in qualche modo faccia bene l'economia, e sono anche forse consapevoli, appunto, viste le difficoltà economiche di questo famoso ceto medio, tipo, va bene, lasciamo arrotondare, per cui c'è poi una non conoscenza del fenomeno e questa, come dire, quindi connivenza, no? E poi appunto questo non governare i fenomeni è quello che vediamo, insomma, per lo più venire in molti altri settori, non solo questo di Airbnb. Per cui innanzitutto bisogna, insomma, io sono contenta che si comincia un po' a parlare in questo periodo, perché intanto va un po' smontata questa narrazione per cui Airbnb faccia bene all'economia. Dopodiché appunto il tema dell'ingresso delle piattaforme nell'economia, perché poi c'è anche tutto il tema per esempio di Amazon, che impatta anche esso, no? Come dire, poi a terra nelle città, ha anche questo, no? Delle conseguenze. Il livello normativo è ovviamente molto complesso, perché l'Italia è frammentato tra i livelli di amministrazione, poi per non parlare del fatto che appunto c'è il livello del europeo, che
che siamo poi anche lì in attesa di una definizione. Ci sono varie cause in corso, appunto Airbnb sostiene di non essere un operatore immobiliare, ma di essere un semplice intermediario, per cui non responsabile dell'attività dei suoi utenti, mentre invece, come è evidente, non è così, perché gestisce l'attività dei suoi utenti. Quindi ci sono varie, appunto, situazioni a livello normativo, a vari livelli da sciogliere. Il problema poi dell'Italia è che i comuni non hanno l'autonomia per poter, appunto, normare Airbnb, però ecco, tutto questo per dire che in realtà tutto questo grande tema delle piattaforme poi non va neanche, come dire, non bisogna neanche rimanere con un senso di impotenza, perché invece si possono normare in maniera anche molto semplice questi fenomeni, qui appunto San Francisco, che è stata la prima città a introdurre questo regolamento. Innanzitutto stabilire il criterio di distinzione tra uso occasionale e uso imprenditoriale, quindi un criterio temporale per cui non puoi affittare l'intera casa per più di 90 giorni l'anno, ed è questo, diciamo, poi l'affitto è anche, no, è limitato alla casa di residenza, quindi una e basta, cioè non esiste avere più di un alloggio in affitto. Questo appunto per stabilire che così, cioè in questa modalità qui si tratta di arrotondare, per cui quello è consentito con una licenza, un numero di licenza assegnato dal comune, e hanno imposto ad Airbnb di cambiare il sito, di modificare il sito, per cui adesso senza, insomma, digitare il numero di licenza è proprio possibile pubblicare l'annuncio. Anche in Italia si parla, no, di codici identificativi. Leggevo sempre ieri, sempre un commento di un host in Veneto, hanno introdotto il codice identificativo, però siccome Airbnb oscura numeri e lettere, insomma, sul sito, gli host non riescono a pubblicare il codice identificativo. Cioè, una follia, nel senso che lì la regione dovrebbe imporre ad Airbnb modificare la piattaforma e via dicendo. Per cui ecco, questa normativa di San Francisco in realtà ha funzionato molto bene, perché quando poi è stata entrata in vigore gli affitti sono crollati, il numero degli annunci è crollato della metà proprio il giorno dopo. Però soprattutto a San Francisco hanno istituito un ufficio apposito per gli affitti brevi, perché non si può neanche pensare di, come dire, di stare dietro, no, a queste innovazioni e trasformazioni senza appunto aggiornare anche gli strumenti amministrativi e senza investire anche risorse, perché questo è un tema centrale che in Italia, cioè, hanno tagliato, no, tantissimi fondi pubblici con varie appunto retoriche anche lì, però invece è fondamentale essere, come dire, attivi, per cui anche finanziare per esempio un ufficio, un osservatorio o uno strumento pubblico che possa gestire, insomma, questa piattaforma. Poi è chiaro che l'ideale invece, per esempio, per la Barcellona stava lavorando sulla creazione di una piattaforma del comune dove appunto si può pubblicare l'annuncio, quella sarebbe, insomma, la soluzione migliore.